Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei portarvi le tre migliori azioni che secondo me sono ottimi investimenti per marzo 2024. Ma prima di iniziare e di esaminare insieme quali sono queste tre azioni e perché le ho scelte per il mese di marzo 2024 come possibili acquisti, vi ricordo come sempre che questi video necessitano di tanto studio per essere predisposti. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far crescere il canale, è quello di lasciarvi un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ricordo come sempre che il contenuto di questi video è realizzato a scopo puramente educativo e quindi non rappresentano alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. A fine video vi ricordo, quindi rimanete fino alla fine, vi esporrò le mie personali previsioni e i consigli. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire quali sono le aziende in questione da valutare in questo mese di marzo 2024, su cui sicuramente si potrebbe andare a costruire una parte di quello che verrà come guadagni nel prossimo futuro. Questi titoli, infatti, che vedremo oggi potrebbero essere dei grandi vincitori per gli investitori a lungo termine. Quindi, dove bisogna andare ad investire? È questa la domanda che ci facciamo e probabilmente la domanda più difficile che ogni investitore deve affrontare e a cui deve saper rispondere. Naturalmente, individui diversi, quindi investitori diversi, giungeranno a conclusioni diverse. Penso tuttavia che al momento questi tre titoli si distinguano come scelte eccellenti. Vediamole tutte e tre. La prima che vediamo oggi, ragazzi, è Alphabet, che sicuramente conosciamo tutti quanti perché è il possessore di Google. Prezza ad oggi come azione 145,29 dollari. Rispetto al massimo storico raggiunto in realtà il mese di gennaio 2024 è in calo solo del 5%. Parliamo di un'azienda in questo caso che non ha bisogno di presentazioni, infatti è un'azienda enorme che capitalizza oltre 1.800 miliardi di dollari, ha un volume medio giornaliero scambiato di oltre 21 milioni di azioni, un rapporto PE di 26,77, è quotata sul Nasdaq e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado A, quindi come potete vedere è leader in ecosostenibilità. L'azienda è stata fondata nel 2015, ha sede in California, negli Stati Uniti, e il suo CEO è Sundar Pichai. Conta oltre 182.000 dipendenti ed è davvero un'azienda tra le big, le più grandi al mondo. Perché questa azienda può essere un'ottima scelta in questo momento? Sicuramente due tecnologie hanno il potenziale per trasformare il nostro mondo nei prossimi decenni. E parliamo dell'intelligenza artificiale e dell'informatica quantistica. Vi ricordo che in entrambi questi due settori, che sicuramente saranno un qualcosa di molto molto importante a venire nei prossimi anni e probabilmente nei prossimi decenni, Alphabet è leader. Il recente lancio, infatti, da parte dell'azienda del suo modello di intelligenza artificiale Gemini dimostra che non verrà lasciato indietro nulla al caso nella corsa all'intelligenza artificiale da parte di Alphabet. Gemini Ultra, infatti, batte i modelli migliori di intelligenza artificiale disponibile, incluso ChatGPT-4. È in 30 dei 32 benchmark chiave, è sicuramente un bel po' avanti rispetto a ChatGPT. Gemini Ultra, inoltre, è anche il primo sistema di intelligenza artificiale a superare gli esperti umani nel test MMLU, ovvero il cosiddetto Massive Multitask Language Understanding, che è praticamente, ragazzi, una comprensione multilingue che è diventata quindi migliore del traduttore umano più bravo. Questo infatti va a comprendere ben 57 soggetti che sono stati messi a confronto con questo settore dell'intelligenza artificiale di Gemini Ultra e che non sono riusciti a rispondere meglio di questa intelligenza. Mi aspetto quindi che le future versioni di Gemini saranno ancora più potenti. Questa è anche un'ottima notizia per Google Cloud, poiché sempre più clienti stanno spostando le proprie app e i propri dati nel cloud per sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale. C'è da dire che, cambiando settore e andando a parlare dell'informatica quantistica,
Quest'ultimo ha ancora moltissima strada da fare perché siamo proprio agli albori. Tuttavia, Alphabet ha raggiunto due importantissimi traguardi chiave che c'è da riconoscerle. L'azienda ritiene di poter realisticamente sviluppare un supercomputer quantistico commerciale funzionale entro il 2030. Capite bene che se questo si dovesse avverare, le prospettive e le proiezioni per Google e per Alphabet sarebbero davvero stellari. Nel frattempo, tornando ai giorni nostri, Alphabet c'è da dire che è comunque altamente redditizia, con un'enorme riserva di liquidità. L'azienda domina infatti più mercati, inclusi i settori di ricerca. Inoltre, la sua valutazione non è così ridicolmente alta come quella di molti altri titoli di intelligenza artificiale. Le azioni di Alphabet, infatti, ad oggi vengono scambiate a meno di 21 volte gli utili futuri. Prima di analizzare la seconda, ragazzi, vi ricordo che a fine video vi darò la mia personale previsione, il mio personale consiglio su questa azienda. La seconda che vediamo oggi, ragazzi, è PayPal, che ad oggi prezza 59,15 dollari ad azione. Rispetto al massimo storico raggiunto a luglio 2021, l'azienda è in calo di circa l'80%, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 63 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di oltre 22 milioni di azioni, un rapporto PE di oltre 15, è quotata sulla borsa del Nasdaq e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado A meno. Per quanto riguarda la fondazione, è del 98. Il suo CEO è Alex Chriss, ha sede in California negli Stati Uniti e conta oltre 27.000 dipendenti. Cosa possiamo andare a dire per quanto riguarda PayPal? Sicuramente potresti essere sorpreso di vedere che ho inserito PayPal Holdings in questo elenco delle tre migliori azioni da valutare per quanto riguarda il mese di marzo. Ma non c'è nulla da preoccuparsi, perché adesso vi spiegherò e ti spiegherò perché l'ho inserito. Il titolo FinTech PayPal, infatti, è stato sicuramente un grande perdente negli ultimi anni e lo dimostra il calo che c'è stato dell'80% rispetto ai massimi storici. E c'è anche da dire che negli ultimi 12 mesi ha perso il 20%. Ma questa forte svendita, ragazzi, c'è da dire che ha fatto sì che le azioni di PayPal diventassero davvero a buon mercato. Il titolo viene infatti scambiato con un multiplo degli utili futuri inferiore a 11,6 per. Quindi la domanda a cui possiamo rispondere è: PayPal è una trappola al momento come investimento? Sicuramente non credo. Vediamo perché. L'attività dell'azienda, infatti, stando a quanto viene riportato dai dati sulle previsioni e dai dati sul fatturato, continua ad andare relativamente bene, anche se la crescita non è impressionante come lo è stato in passato. Le entrate di PayPal sono infatti aumentate del 9% su base annua nel quarto trimestre del 2023 e l'utile per azione rettificato è aumentato addirittura del 19%. La piattaforma di pagamenti Braintree di PayPal, che elabora carte di credito, carte di debito e altro, è sicuramente un motore di crescita particolarmente importante per l'azienda nei prossimi anni. L'azienda ad oggi ha anche solidissime opportunità di crescita con la sua nuova offerta di pagamento peer-to-peer Venmo. Quindi, ragazzi, sicuramente su PayPal c'è da farci un pensierino e bisogna analizzarla come si deve. La terza azienda che vediamo oggi e che vi ricordo di rimanere fino a fine video per le considerazioni mie personali su PayPal è Vertex Pharmaceuticals, che prezza 430,11 dollari ad azione. È praticamente, come potete vedere dal grafico, vicina ai suoi massimi storici. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 111 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di oltre 1.600.000 azioni, un rapporto PE di oltre 30, è quotata sulla borsa del Nasdaq e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado B. È stata fondata nel 1989. Il suo CEO è Reshma Kewalramani.
ha sede in Massachusetts negli Stati Uniti a Boston e conta circa 5.400 dipendenti. Perché questa azienda l'ho riportata in questo elenco? Sicuramente Vertex Pharmaceuticals è senza dubbio uno dei titoli più resilienti sul mercato. Le azioni del colosso biotecnologico sono infatti balzate nel 2022, quando il mercato complessivo era andato a crollare, e l'anno scorso, quando il mercato era in forte espansione, hanno comunque avuto delle performance che avete visto poc'anzi sul grafico che vi ho pubblicato. Negli ultimi 12 mesi, però, il prezzo delle azioni di Vertex è sicuramente più che raddoppiato. Quindi mi aspetto che questa azienda, che è un'azienda vincente al momento e gli azionisti la stanno premiando, continui a performare bene. Vertex, dovete sapere, che ha recentemente ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito per Casgevy, che è un trattamento dell'anemia falciforme e della beta-talassemia dipendente dalle trasfusioni. La terapia di modifica genetica, infatti, è effettivamente una cura per le due rare malattie genetiche. Casgevy sembra quindi un mega blockbuster sicuro e un trattamento sanitario all'avanguardia che sicuramente potrà far generare notevoli flussi di cassa all'azienda. Vertex prevede di richiedere inoltre l'approvazione normativa per altri due farmaci entro il 2024. Il VX-548 ha un potenziale significativo come trattamento non oppioide per il dolore acuto. La combinazione di tre farmaci vanzacaftor dell'azienda potrebbe inoltre rappresentare la terapia finale per la fibrosi cistica, più potente e più redditizia mai realizzata. Parlando ancora di questa azienda, Vertex ha molte altre opportunità nel mercato dello sviluppo di nuovi farmaci. Infatti, l'azienda sta continuando a spingere per l'ampliamento dell'etichetta delle sue terapie già approvate per il trattamento dei bambini più piccoli e per garantire rimborsi aggiuntivi da parte dello Stato. Potrebbero essere in arrivo, inoltre, altre terapie rivoluzionarie. Vertex sta portando avanti l'inaxaplin nella sperimentazione in fase avanzata come trattamento per la malattia renale mediata da APOL1, la cosiddetta AMKS. Attualmente non esistono farmaci approvati che trattino la causa alla base dell'AMKD, e la malattia colpisce più pazienti rispetto alla fibrosi cistica in tutto il mondo. Inoltre, Vertex dispone di numerosi programmi di test in fase iniziale che hanno il potenziale per curare il diabete di tipo 1. Detto questo, ragazzi, ora a brevissimo le previsioni e i miei consigli su queste tre aziende. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, un bel commento e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Per quanto riguarda i miei consigli finali, vi ricordo che queste tre aziende sono davvero un qualcosa di molto molto interessante. Tra le tre, sicuramente Google Alphabet, quindi, e Vertex sono due cavalli di battaglia che potrebbero, a mio parere, essere aggiunti al portafoglio, anche se già si posseggono, ad occhi chiusi, perché sono delle scelte sicure. PayPal potrebbe essere invece quello che vi potrebbe dare quel quid in più di guadagno, proprio perché è scesa davvero tanto. Bene, ragazzi, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!